Walter Tavares rinnova il proprio contratto con il Real Madrid, un rinnovo quinquennale da 3 milioni netti a stagione. Questa è la notizia dell'ultima settimana, in realtà non delle ultime, ma dell'ultima, e anzi è un fulmine un po' al ciel sereno, esattamente come abbiamo parlato in una delle scorse puntate di Perez, il rinnovo con la Red Bull. Parliamo appunto anche di Tavares. Tavares, innanzitutto, la politica del Real Madrid era quella di fare dei contratti al massimo di 3 milioni di euro lordi a stagione. Ora, è vero che la fiscalità spagnola è diversa dalla fiscalità italiana, però c'è una netta differenza tra netti e lordi anche in Spagna, in terra iberica. Quindi abbiamo discusso in uno dei nostri post se fosse effettivamente indispensabile questo rinnovo per il Real Madrid su Walter Tavares, perché Tavares innanzitutto arriverà a scadenza del contratto a 36 anni, quasi 37, quindi si è legato a vita alla Casablanca, ma soprattutto dobbiamo anche dire che non è più quella forza dominante che era nei suoi primi anni, ma non per una questione di età. Anzi, Tavares ha messo su un tiro dalla media abbastanza efficace, noi lo chiamiamo il tiretto, il tiro a una mano, che non è realmente un floater, ma non è neanche un tiro, è una via di mezzo, e Tavares è migliorato sensibilmente anche ai liberi. A questo aggiunge ovviamente le sue mille caratteristiche, stoppate, difesa dell'area, però abbiamo visto come tutte queste cose sono state sostanzialmente inutili nelle Final Four, soprattutto in finale di Eurolega, per due motivi: questione falli, quindi con arbitraggi un pochettino più poco permissivi, e per una questione anche della strategia di Ataman di portare fuori dall'area ovviamente il centro del Real Madrid. È una strategia che usano in tanti, a volte può pagare, a volte può non pagare, però sicuramente se Tavares lo porti fuori con un lungo che sappia tirare, o comunque con un gioco a due, con un cambio difensivo, se il Real dovesse fare il cambio difensivo contro un altro lungo dominante, sicuramente questa è una questione che per il Real si può fare molto complicata. Il rinnovo di Tavares è arrivato soprattutto per evitare che il giocatore sudamericano potesse andare a delle dirette concorrenti, perché se è vero che tra 5 anni sarà a quelle cifre, sottolineiamo a quelle cifre, inutile, perché 3 milioni a 36 anni sono davvero tanti, soprattutto perché il suo diminutaggio ovviamente diminuirà, sperando addirittura che non ci saranno degli infortuni a limitarlo, ma lo speriamo ovviamente di no, anche per lo spettacolo del gioco del basket. È ovvio che un Tavares l'anno prossimo, se fosse andato come si presumeva al Panathinaikos, sarebbe stato sicuramente un qualcosa davvero di incredibile per i verdi di Grecia, perché avere Lessort e avere Tavares, anche se in realtà si diceva che Lessort avrebbe storto un po' il naso ovviamente ad avere il suo non nemico ma il suo avversario numero uno tra le file amiche, ma detto questo sarebbe stato un vantaggio fin troppo ampio, perché Tavares ha pagato pegno soprattutto solo contro Ataman, e invece giocare per Ataman sarebbe stato devastante. È stato fedele il giocatore, appunto, ormai al Real da diverse stagioni, è stato fedele verso chi l'ha consacrato ad altissimi livelli, è stato fedele anche appunto per questo aumento di contratto, ha rifiutato anche la possibilità di inseguire un contratto NBA. Tavares aveva giocato anche per gli Atlanta Hawks e di conseguenza voleva cavalcare questa possibilità. Il problema qual è? Che in NBA si va a mille all'ora, in NBA le azioni sono molto più frequenti con tiri dopo 6-7 secondi rispetto a quelle che sono in Europa. Esistono i 3 secondi difensivi, i 3 secondi offensivi vengono visti nettamente di più rispetto a quelli che vengono guardati in Europa, e il gioco è nettamente più incentrato sull'uno contro uno. Quindi, a meno che non vai a giocare per Luka Doncic, che passa la palla quasi sempre a propri lunghi, vedevamo davvero dura un'esperienza di Tavares in NBA. Quindi questa è la notizia di mercato
della settimana, possiamo dire, della settimana scorsa, a prescindere da quelle che arriveranno, da quelle che saranno. Seguiteci su tutti i nostri canali, sul sito, sulla pagina YouTube e sul podcast per avere ulteriori aggiornamenti. Un saluto a tutti.